Carlo Montano. Buonasera, è un piacere essere qui a leggere versi. Prima leggo i versi di un poeta che mi è piaciuto molto, che ho letto non molti anni fa, perché comunque è un contemporaneo, è del 48, quindi di poco più vecchio di me. E ha scritto una raccolta di versi che si intitola Macello, non a caso, cioè non è una metafora, perché lui ha lavorato per molti anni in un macello. Quindi ambienta le poesie di questa raccolta sul suo lavoro. È suggestivo, secondo me, almeno come da questi scenari terribili, ma quotidiani, perché non è Auschwitz, è semplicemente dove si fanno le bistecche che poi tutti più o meno mangiamo, quando è diventato vegetariano. E trovo che siano poesie alcune molto suggestive. Sono molto brevi, quindi ne tengo un paio o tre. Una vitella, stupita d'essere viva, guardano anche lei in oriamo. Decine di sorelle, appese, si pavoneggiano. Si sente sola e brutta a respirare, ma non ci sono più palanchi e le celle frigorifere sono colme. Roga intorno lo sguardo suo più dolce. Se pausa o tregua, nessuno raccoglie. Si gonfia, lancia un grido e scivola nel sangue. Piove plasma per un poco e finalmente si libera un palanco. Quelle ali con cui gli enormi bovini rinascono leggeri e incomprensibili, quelle cervella allineate, prigioniere di colori immutabili, dove certamente si nasconde la ragione di qualche divinità, quell'urlo che richiama all'ordine i facchini che si accollano i più pesanti tra i problemi. Cosa una, visto che sono così brevi. Dalla vasca d'acqua bollente emerge un enorme maiale bianco come uno spettro che oscilla impudico, fino a quando dal finestrone il sole accende quintali di luce. Ecco, sono tutti frammenti così. Un libretto che vi consiglio. E io ho portato tutte le poesie così su fogli, però poi mi ero riferito tanto quando Eliana ha detto che voleva leggere anche una poesia tratta dal libro pubblicato da Tiziano Frarus con una Torino Poesia, ho pensato, ma anch'io vorrei farlo. Però è sempre talmente stupido, fondamentalmente. Volevo dire disorganizzato, ma mi è venuto meglio stupido, perché la realtà è questa, tutte le mie esperienze. Io non mi sono portato questo libro, però voglio farlo lo stesso, e allora ci provo a dire una poesia da questo libro, che spero di ricordarmi, una poesia significativa per me, perché è la prima poesia d'amore che scrissi per una ragazza, che poi ha poesia per lei anche nel libro successivo e anche quello dopo a scuola. Però non c'è mai stata una fedeltà nel nulla, insomma. C'è anche una donna che c'è in tutti i miei libri e invece è un amore vissuto, insomma, sono due cose parallele, ma adesso non sono qui per raccontare tutti questi fatti, ma vediamo se riesco a dirvi questa poesia che è dal libro Una città, edizioni Torino Poesia. Si intitola Stelle vicine. Non mi intendo del cielo. Riconosco costellazioni ogni tanto, per caso. Una che so è la cintura di Orione. L'ho ritrovata subito in tre nei che hai fra seno e seno. Tre puntini in fila verticale che si inclinano giù dalla parte del cuore. Queste stelle le amo meglio che quelle del cielo, perché le posso sfiorare con il dito, se tu permetti, e loro mi rispondono. Per isso sono lanciatissimo su questo, non leggo nei libri
cito anche una del libro ancora precedente. Sì. Sì. Che è simpatica perché è una poesia che parla un po' delle raccomandazioni del giorno d'oggi. È brevissima anche questa, perché sono quelle molto brevi, posso cercare di ricordarle così. È intitolata San Giorgio e il drago. E questa è fatta dal titolo La parola rinvenuta, ma era già in un libro anche prima, nel 2006 e prima ancora. San Giorgio e il drago, si intitola, dice: finché il drago mangiò contadinelle, nessuno si agitò. Quando la sorte irriverente destinò al supplizio la figliola del re, ecco San Giorgio che arriva con la lancia e infilza il drago. Così la principessa si salvò. Adesso passiamo a poesie più recenti, un po' più lunghe, questa non ce la farei poi in mente a ricordare la memoria. E questa è nell'ultimo libro dell'ebook, quindi la leggo sempre da un foglio di carta. L'ultimo libro che ho pubblicato è un libro elettronico, io preferisco la carta, però si fa quello che si può, quello che viene proposto. D'altronde penso che il futuro ovviamente non sarà solo quello, ma ci sarà molto, quindi se non altro vi si può facilmente acquistare su internet. Si intitola Masse Noi, questa invece è dedicata all'altro amore, che anche quello c'è da tre libri, noi non disturbiamo il tempo in libri, ma è un amore vissuto questo. Si intitola Masse Noi. Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la strocca mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo la colazione con il corpo di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella, pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli sms se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa. Noi, per mano, noi, tu come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Vedere ragazze seminude o nude in armonia del corpo in movimento
è bello, non rompetemi le palle, né rompetele a loro. Guardatele piuttosto, e se siete fortunati, baciatele, e anche fidanzatevici, purché, dopo fidanzate, non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevici. Questi erano recenti dell'ultimo libro, e conclude invece con una poesia un po' più vecchia, già pubblicata questo un po' di libri fa, ma questa ce l'ho scritta, non riuscirei a ricordarla. Si intitola Piccola Torino, quindi visto che qui siamo nel canavese, una poesia dedicata a Torino vista come piccola, e poi una poesia più sulla fuga comunque in realtà. Mi piace concludere con questa. Salutarvi con questo. Fuga, fuga, scrittori in fuga, col tranvio fracassato, a porta palazzo, dolcezza di agrumi, su camion da Sicilia, oppure odore capri, anacapri, carni, anacarpi, cardinali, addolcite con prati verdi, aiole, linee austere, palazzo madama e madamine corrusche, con le occhiaie interminabili, malati terminali, agonia di granchi, le umide casse al mercato del pesce, bianche trombe scosciate maggiorette dalla collina in primavera e fluvio d'erba cipollina con marche castanie, d'autunno viale Tovez, salesiani e albergo Aore con cioccolatini mattutini. Quando vostro regina, nero e giallo come il culo di una vespa, punge e muore, sotto il tagliere metamorfosi a rovescio, la farfalla si imbruca e si inlarva e si ignora la signora sul 16 che sfreccia nella cosiddetta feccia senza provenesi a bordo. Era un dolce ricordo, una sera in Porto Colonia l'amica non resisteva più e accovacciata, rimboccata, sbutandata davanti a un Fiat Fiorino a far pipì e da superbe al festante coro lascia un nuovo decoro i castellani buoni che osservano lo spazio che si incurva dalla mole giù fino ai morazzi, luccicanti di scaglie roteanti, luci azzurre con profumo di lustre conchiglie, da cui Venere incompresa, nasce al prato di via Artom con saggezza di Condon, al meglio che non coglie nessun film per via Roma, griffata di stronzette, l'angoscia è un'onda immonda che lo afferra e lo circonda minacciosa, e gli manca qualcosa. Torino laboriosa, Torino volontaria, che toglie anche l'aria. Amore mio, l'amore è sempre un gesto inconsulto, talvolta anche un insulto. Torino che non svela, Torino che querela, Torino una candela precaria. Quando il sole la pulisce, quasi più non riconosce le sue luci intubate nel falso, cortese, galante, gentile, dura e fredda, col guanto del fucile, col torbido dei preti, con la disperazione dei poeti e delle troie annegate in buonismo e cioccolate da baratti scandalosi, fra parenti fastidiosi e inquietanti presenze di eminenze, nei medici avvocati, annotati, annotai, bottegai, arricchiti, analfabeti, devoti, ma soffia un vento che consola, intermittente, arginando il terrore lungo un viale ossidato d'argento, fottuto di tristezza, seduto su una panca di piazza Scaduto, dove tutto sembra chiuso, si riapre, si scioglie, all'improvviso sorride e raccoglie. Così riprende fiato, così grande di gioia, riprende la fuga, la fuga, la fuga.